Buongiorno e benvenuti sul mio canale. Un po' di tempo fa, guardando su YouTube, ho trovato diversi video che raccontano la storia della città di Cuneo. Come tutti ben sappiamo, Cuneo è nata dalla ribellione verso il Marchesato di Saluzzo. Alcuni paesi vicini, nel 1198, diedero inizio alla rivolta. A tal proposito, ho deciso di dedicare 4 video per raccontare come si viveva all'epoca nei paesi e come sono diventati oggi. Sono partito dal paese di Caraglio, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo ed infine Cuneo. I video saranno trasmessi alla fine di giugno, luglio, agosto e settembre. Voglio ricordarvi, per chi non l'avesse ancora fatto, di iscriversi al mio canale e di attivare la campanella. Prossimamente troverete anche dei video dedicati al paese di Vernante, alla croce illuminata degli Alpini, luogo di culto e di preghiera, e un video dedicato alla regina delle motociclette, l'Harley Davidson. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questi filmati. Vi do appuntamento al prossimo video, vi ringrazio e vi auguro buona visione. Il nome di Caraglio appare per la prima volta in un documento del 984, dove si attesta la presenza di una villa medievale ai piedi di una collina, dove sorgeva un castello. Caraglio all'epoca era sottoposta ai marchesi di Saluzzo e nel 1198 i caragliesi, stufi ed oppressi dal sovrano, si riunirono sull'altipiano cuneese che era di proprietà dell'abate di Pedona. E così in quell'anno cominciò la rivolta verso il marchesato. Venne dato fuoco al castello e poco dopo si videro altre fiamme provenire dai paesi vicini di Cervasca e di Boves. Il castello bruciò a lungo e venne totalmente distrutto. Oggi, a testimoniare la sua presenza, ci sono ancora alcuni resti delle mura e delle torri. Molti anni dopo, al suo posto venne costruito il santuario della Madonna del Castello, oggi anche meta turistica, facilmente raggiungibile sia in auto che a piedi. Dalla collina si può ammirare il paese sottostante e le pianure che circondano la città di Cuneo. Negli anni successivi alla rivolta il paese tornò a ripopolarsi, principalmente erano tutti contadini e si viveva con molto poco. Si facevano gli attrezzi per lavorare la terra con il legno ricavato dai boschi. Le famiglie cominciarono ad allevare alcuni tipi di bestiame e si iniziarono a produrre dei formaggi. Per citarne uno, nei comuni della Valle Grana si produce ancora oggi il Castelmagno, un formaggio d'oro. Nel 1277, come da sua esplicita richiesta, il marchese di Saluzzo pretendeva di essere pagato con le forme di formaggio anziché con il denaro. Proprio sopra il paese di Castelmagno, nel 1475, iniziarono i lavori del santuario dedicato a San Magno, che era il protettore del bestiame e dei pascoli. Oltre agli allevamenti, fiorì anche l'agricoltura, iniziarono le coltivazioni del bacco da seta e vi erano 4 filande. La seta veniva venduta anche nei mercati di paese e tra il 1676 e il 1678 venne costruito il filatoio di Caraglio, che dava lavoro a circa 600 persone. Con la costruzione di altri filatoi più moderni nel territorio piemontese, quello di Caraglio nel 1937, dopo aver cambiato più volte proprietà, cessò la sua produzione, ma divenne a sua volta la caserma degli Alpini fino al 1943. Il filatoio venne così definitivamente abbandonato, per poi essere utilizzato come magazzino, fino a rischiare il crollo. Restò in abbandono totale fino al 1999,
quando il comune di Quaraglio lo acquistò e dopo un lungo restauro oggi è stato adibito per ospitare il Museo del Settificio Piemontese ed inoltre viene utilizzato per eventi culturali del territorio. Oggi è considerato uno degli insediamenti industriali più antichi d'Europa. Oggi come ieri, Quaraglio ha sempre puntato le risorse del suo territorio, alla qualità dei suoi prodotti. La particolarità del terreno, che è povero di solfati, permette di coltivare l'aglio, chiamato anche oro bianco. Viene coltivato senza il diserbo chimico e la lavorazione è limitata ai confini territoriali. Viene concimato con il letame proveniente dagli allevamenti vicini e la produzione segue una mitologia biologica. Ci sono molti prodotti derivati dall'aglio e se ne trovano diversi nei negozi del paese. Oggi Quaraglio conta circa 6.800 abitanti, ci sono diverse attività commerciali, anche a conduzione familiare. Tutto questo rende un valido motivo di meta turistica, dove poter gustare ed assaggiare i prodotti locali di questo territorio, dove la cortesia e l'ospitalità è da sempre parte integrante del paese. Voglio ricordarvi il prossimo appuntamento a fine luglio presso il paese di Bernezzo. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube Maffioletti Cristiano ed attivate la campanella, così sarete avvisati quando usciranno i prossimi video di Bernezzo, Borgo San Dalmazzo e di Cuneo. Vi aspetto e vi saluto con questo video dedicato a tutto il paese di Quaraglio. Ciao, a presto!